Allora, questa era Nicole Play, che era musicante. Tra l'altro, quella abbiamo sentito prima, invece... Era idealista di Noemi, stavo impicciando. Ma Raffaella Carrà non la metti? Oggi è il compleanno della Carrà. Auguri a Raffaella Carrà. Auguri Raffaella. Allora dobbiamo fare questo selfie, no? Sì, giusto? Tra l'altro il musicante ha fatto partire la diretta finta. Federico è sempre difettoso. Esatto. Ma dai, come fai? Come fai a saperlo? Detta così si capisce. È stato detto. Senti, andiamo a sentire invece una canzone che secondo me sta spopolando, perché lei è bellissima, una cantante meravigliosa, lei è albanese, purtroppo sarà triste per l'uscita dell'Albania. Salutiamo tutti gli albanesi che sono all'ascolto. Ciao Domenico. Salutiamo Domenico Colciu, nome e cognome, giocatore del Tivoli, ex giocatore del Tivoli. Però no, lei è bellissima, è uscita con una canzone fantastica che ha spopolato. Si chiamava... La nuova canzone? Be the One, la canzone. Be the One è la prima, sì. Non era a far l'amore come stai parlando di Dua Lipa? No. Dua Lipa. Che è tornata con Hotter Than Hell, più calda dell'inferno. E diciamo che anche dal video si... Ma io volevo... Time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm high like hell. So burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven. And I'll give it to you. Hotter than hell. Hotter than hell. Oh, you do right there. You make me feel right there.
Questa era una canzone di un po' di anni fa, un'estate meravigliosa. Questa era Santana, la meravigliosa canzone con... che tra l'altro è stato, caro musicante, la chitarra di Santana, generazione e generazione. The Game of Love, questa qua che ha suonato su Radio Roma Futura, no? La chitarra di Santana è inimitabile, si riconosce subito, dà quel tocco in più alle canzoni, spettacolare. Straordinaria, straordinaria davvero. Allora andiamo invece a sentire appunto questo nostro ospite, Piero Angela, grandissimo, unico. È fantastico, immenso. 88 anni e non sentirli, ragazzi, è fantastico, veramente, è uno dei... delle facce della televisione italiana, come Pippo Baudo, Mike Buongiorno, insomma, o Federico il Pampasozio, che vanno in giro. Tra l'altro Federico con gli occhiali, la diretta con gli occhiali. Esattamente, è partita la diretta con gli occhiali. E tra l'altro Fabrizio ieri è stato a intervistare Piero Angelo e sentiamo un po' che cosa è uscito fuori dai microfoni di Radio Roma Futura. Posso presentarlo in stile Rai? Vai. Te lo presenta il musicante, allora, via. Buonasera a tutti, vai ora in onda l'intervista a Piero Angela realizzata da Fabrizio Caputo in esclusiva per Radio Roma Futura. Grazie e buon ascolto. Allora, io faccio parte della generazione appunto che ha visto tutti i suoi documentari e mi sono laureato anche grazie a lei, perché mi sono interessato tantissimo alla storia. Infatti, io ho scienze politiche, però ho fatto la tesi con Oliver Cromwell, quindi è anche grazie a lei. E volevo appunto sapere cosa si prova a portare la cultura a casa della gente e come è cambiata la televisione in questi anni, che ci sono reality show e altre cose qua. Cioè, è cambiata secondo lei o è sempre la stessa? La televisione, da quando io ho cominciato a farla negli anni 60 e 50, è cambiata tantissimo. Diciamo che si è arricchita molto per certi versi, per altri si è impoverita. Quello che è successo soprattutto è la polverizzazione degli ascolti, con l'aumento dei canali, delle offerte, che ormai viaggiano anche su altre linee come la rete e come lo streaming, come il digitale. Quindi diciamo che si va verso una società in cui ognuno finisce per farsi il palinsesto da solo. Questo da un lato certamente è un bene, perché c'è un arricchimento dell'offerta, però dall'altro quello che era un po' il ruolo pedagogico della televisione, in cui non dico come a scuola ma in un modo diverso, certe cose era importante vederle e trasmetterle. E quindi in quel senso lì è cambiata la televisione. Noi dobbiamo dire però che attraverso questo modo di fare programmi televisivi riusciamo a raggiungere un grande pubblico. La cosa che si sono vista è che facendo programmi in prima serata su Rete 1, cioè sulla rete ammiraglia, riusciamo 8 volte su 10 a vincere la serata. Quindi vuol dire che la cosa funziona. Sì. Ma funziona grazie anche al pubblico che ci segue, perché per quanto un programma possa essere attraente, comprensivo, ben divulgato, se il pubblico se ne va da un'altra parte non funziona più. E quindi diciamo è un incontro tra chi fa e tra chi ascolta. Grazie mille. Allora, questa era la voce di Piero Angela.